Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio realizzare una decorazione pasquale o fuori porta o comunque una decorazione da appendere dove preferite utilizzando materiale di riciclo. Visto che nell'azienda dove lavoro io si butta veramente via tanto materiale da imballo, tipo questo, vedete che è un cartoncino spesso per imballo, ho deciso di utilizzare questo materiale per provare a fare qualcosa di carino, vediamo un po' cosa viene fuori. Ho tagliato gli spigoli nella parte alta del cartone a formare una tag e adesso invece voglio pellicolare un po' il cartone in questo modo qui. Allora, tagliamo tanto così. Ok. Vuole solo un po' di pazienza, però voglio andare a togliere un po' di carta in modo che si veda così la parte ondulata del cartone. Dopo aver appunto strappato delle parti superficiali del cartone, la mia tag è così. Ora cosa faccio? Vado ad attaccare dei pezzi di carta. Io ho deciso di utilizzare il mio kit Margherita per fare questo lavoro, quindi adesso vado a staccare, a strappare dei pezzi che andrò ad inserire così in maniera casuale. Vediamo un po', eh. A seconda di quello che adesso mi può piacere, proviamo un attimino. Facciamo così. Mettiamo ancora una striscia qui. Così. Così mi piace. Quindi allora, ho deciso come mettere i miei pezzi, però prima di incollarli vado a passare del gesso sul mio cartone. Quindi, pennello, prendiamo del gesso e lo vado a riempire. Finito di passare il gesso, andiamo ad asciugare. Adesso andiamo ad attaccare la nostra carta che avevo deciso di mettere, sì, così. Passo un po' di distress. Una volta finito questo procedimento vado a passare uno stencil, userò la Ivy Body perché ho questa, ma voi potete usare qualsiasi pasta che avete. Lo stencil che uso è questo, ve lo faccio vedere perché chiaramente se no sono dei mattoncini, e vado a passarlo in maniera irregolare un po' dappertutto. Boh, adesso vediamo come viene, tipo così. Ok, qui
passiamo qua sotto. Per passare lo stencil, ricordatevi, l'ho già detto tante volte nei miei video, dovete partire dal centro, mettete una buona dose di pasta, così praticamente vi permette di mantenere immobile lo stencil, e poi pian piano andate verso l'esterno, così vedete che lo stencil non si sposta più, perché altrimenti rischiate che vi si sposti mentre lo state passando e non rimane un bel lavoro finito. Quando avete finito, togliete il sovrappiù così non li sprecate, in questo modo qui, e staccate. Ne faccio ancora un pezzettino qui e poi direi che siamo a posto. Ok, facciamo in questo modo, vedete? Una volta che lo stencil si è attaccato, poi non avete più il problema che vi si stacchi, potete premere un po' di più e potete passare bene la pasta. Ok, direi che ci siamo. Ora invece passo un pochino di prendo perché insomma, volevo passare anche un pochino di pasta craquelé. Allora, poso lo stencil così. Ora utilizzo chiaramente la stessa spatola, chiudiamo la Ivy Buddy e prendiamo la pasta craquelé e la vado a mettere in maniera irregolare un po' in giro qua e là, così poi verranno a crearsi l'effetto crepa che è sempre bello. Ok, la mettiamo un po' anche sulla carta. Adesso vedrò l'effetto, perché questa carta io l'ho stampata con l'aggetto di inchiostro, quindi chiaramente non dovrò farci andare sopra tanta acqua, perché altrimenti, infatti, ho voluto provare, vediamo un po' cosa viene fuori. Ma tanto conto di non esagerare cioè non ho intenzione di metterò pochissimo colore, per cui dovrebbe bastare, non dovrebbe creare problemi, perché non ho avuto modo di stampare con la laser i fogli, ma non c'è problema, perché come vi dico sempre, io provo lo stesso e poi vediamo cosa viene fuori. Ok, quindi la mia pasta craquelé è un po' sistemata dappertutto e adesso non mi resta che asciugare. Ho dato una prima passata di phon al tutto per asciugare, però visto che non è ancora perfettamente asciutto, direi di fare così. Mentre io faccio finire di asciugare meglio sia la pasta che la Ivy Buddy che ho messo sullo stencil, vado a farvi vedere come realizzare la parte sottostante della mia tag. Allora, per realizzare la struttura di base vado a utilizzare di nuovo del materiale da riciclo, questa ne avrete già viste tantissimo, è una delle buste che manda Amazon quando comprate i prodotti, quindi è un cartoncino relativamente spesso ma non troppo, comunque va benissimo per realizzare quello che devo fare. Allora, dal mio cartoncino ho ricavato questo rettangolo che ha le dimensioni di 26x19 cm e sono andata a fare dei pieghi su tre lati. Due pieghi da 3 centimetri, quindi a 3 centimetri, a 6 centimetri, sia sul lato sinistro che sul lato destro, di nuovo 3 e 3, che sul fondo 3 centimetri e 3 centimetri. Ora andiamo a tagliare facendo attenzione, vi segno la parte che andrò a tagliare, che è questa, così ve la faccio vedere. Ve la segnate così evitate di sbagliare. Quindi vado a tagliare
queste due parti, così. E adesso vado a fare questo tagliettino fino qui e ancora vado a creare un piccolo smusso in modo che quando vado a piegare il mio cartoncino non rimangano degli ingombri con quello di fianco. Quindi tagliamo dritto qui e poi andiamo a rifilare un pochino, togliamo una lettina dal cartoncino, perché quello che adesso dobbiamo fare, dunque vado intanto a piegare il tutto, così faccio tutti i pieghi che non ho ancora fatto. Ok, questo cartoncino ha proprio la consistenza giusta perché non è né troppo spesso né troppo sottile, tiene bene la forma, è perfetto. Quindi mi raccomando, i pacchi che arrivano da Amazon si possono tutti completamente riciclare. Quindi io cosa farò adesso? Andrò ad incollare in questo modo la mia letta, così, da tutte e due le parti, e poi piegherò e andrò a creare il mio contenitorino che andrò ad attaccare alla base della mia tag. Però prima di fare questo vado a rivestire il cartoncino con le carte che ho deciso di utilizzare, così non dovrò farlo dopo che è piegato, che è incollato, che rimane una cosa più complicata. Ok, adesso che ho incollato i pezzi della carta del kit Margherita, sto usando questo kit perché si presta sempre bene a tutte le cose, devo dire, così primaverili, che si adattano alla Pasqua con tutto questo giallo, vado ad attaccare, come vi dicevo, vado a creare la mia scatolina. Quindi vado prima ad incollare questa parte qui, così. Sia da una parte che dall'altra, la mettiamo bene giusta, ora pieghiamo e andiamo ad incollare invece qui la parte laterale in questo modo qui. Ho usato la colla stick perché per la carta è perfetta. Adesso diamo solo modo un attimino di asciugare, schiacciamo in questo senso qui, ok, e abbiamo creato il nostro contenitorino. La mia tag è quasi asciutta, se devo dire non è proprio perfettamente asciutta, però io vado a mettere qui dell'acqua color, è un giallo caldo iridescente quello che sto usando. Volendo non è detto che dobbiate avere gli acqua color, potete usare anche dell'acrilico tanto diluito. Vado solo appena appena, vedete, a sporcare qui sulla Ivy Body dove ho passato la Ivy Body, ma non neanche dappertutto perché voglio che rimanga anche una bella base bianca. Quindi tanto, anche se non è perfettamente asciutto, io sporco e poi farò asciugare bene dopo, così asciuga tutto insieme. Ne metto anche chiaramente sulla pasta crepè e così quando rompe si vedrà di più l'effetto, così. E adesso possiamo far asciugare completamente. Ora il tutto è asciugato, direi, discretamente bene. Io nel frattempo ho tagliato dei decori dal mio kit Margherita e ho attaccato
il nastro per appendere poi il tutto alla mia porta. Ora però, prima di attaccare il supporto qua sotto, quasi quasi vi faccio vedere come ho deciso di riempirlo, perché così dopo dovrò solo di incollarlo e rimane più semplice, perché non vorrei che se prima incollo e poi riempio rimane più complicato. Quindi voi sapete che io faccio sempre tutto così al momento, quindi non so bene, adesso ho deciso, pensavo di fare diversamente, ma forse mi rendo conto che è meglio se prima inserisco le mie decorazioni e poi dopo vado ad incollare il tutto. Allora, adesso vi faccio vedere come ho realizzato il tutto. Dunque, visto che vi dico sempre che bisogna cercare le cose in giro, non perdersi d'animo, adesso vi racconto cosa mi è successo oggi, perché questa è bella. Allora, ho deciso di preparare questo video. Chiaramente io preparo il video, poi lo monto, lo sapete, quindi è. E oggi è domenica, quindi voglio dire, periodo di lockdown, non si esce. Io sto preparando il mio video, decido di fare il tutto e dal momento che ho deciso di utilizzare dei bastoncini, che sono questi, da spiedino per infilzare le mie uova decorate da inserire sul supporto. Ho detto, boh, dovrò puntare poi le uova, dovrò puntare poi il bastoncino da qualche parte per tenerlo fermo. E ho subito pensato a del polistirolo oppure a della spugna, quella per esempio le composizioni floreali. Cioè, vi dico che cosa si potrebbe usare, no? Per fare quello che devo. Peccato però che non avevo niente del genere. E quindi ho avuto un attimo di panico perché ho detto, vabbè, non posso fare il video, però mi sono rifiutata e mi sono inventata un'altra cosa. Adesso ve la faccio vedere, non sorridete, però io la faccio e alla fine porterò a casa il risultato. Quindi poi lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate del mio, però io vi faccio vedere. Allora, intanto però prima cosa devo fare? Vi faccio vedere, ho deciso di utilizzare dei semplici centrini di carta che ho sporcato con dello stesso colore, con il bordeaux e con il giallo, ho sporcato con del pennarello e ho fatto degli schizzi. L'ho già fatto perché mentre si asciugava il tutto, così per non perdere tempo. Dopodiché, cosa voglio fare? Allora, infilo il mio bastoncino da spiedino, che ho anche questo colorato semplicemente con del pennarello giallo e bordeaux, in modo che si nasconda un pochino dietro il mio ciacciolino qua sotto. Quindi infilo il mio spiedino qui e poi vado a bucare dietro, perché io avevo già messo la parte sottostante, quindi visto che c'è, mi faceva piacere lasciarla. Voi se dovete ancora realizzare le uova, potete tranquillamente non metterla. Però queste sono le uova che io ho realizzato in un altro video. Tra l'altro, nel link di questo video vi metterò nella descrizione, vi metto il link all'altro tutorial dove ho fatto vedere come realizzare questi ovetti, che sono veramente semplicissimi e carini. Quindi, allora, cosa faccio? Pianto il mio centrino, lo vado a puntare con un po' di colla, così non si muove più. Lo puntiamo qua, eccoci. Così rimane fermo nella parte sottostante. E poi praticamente io devo fare questo lavoro qua. Devo puntare il mio uovo qui nel basso. Quindi avevo bisogno, e se vi consiglio comunque di procurarvi come vi ho detto, del polistirolo, è l'ideale, un basta del polistirolo riciclato, un pezzo di polistirolo di quelli da imballo, che ce ne sono sempre in giro. Metto ancora un po' di colla, così rimane più fermo. Adesso aspetto che si asciuga. Aspettate, che devo un attimo solo tergiversare, perché voglio che tenga bene. Ok. E io cosa ho fatto? Non avendo quello che mi serviva, mi sono inventata questo. Allora, ho preso un tappo di sughero, che
che non si dica che questo video non è fatto veramente col riciclo. E adesso l'ho tagliato al centro, ho tolto un pezzo e adesso con la colla a caldo andrò a inserire il mio bastoncino per tenerlo fermo. Questo perché così poi avrò la base del tappo dove posso mettere della colla a caldo e posso inserirla e incollarla sul mio supporto. Quindi facciamo così. Allora, qui si è asciugato, direi di sì. Allora, prendiamo la colla a caldo, ne metto qui sul mio bastoncino e lo vado ad inserire nel mio tappo di sughero. E così capite che io ho una base un attimino più sostanziosa. E anche mi serviva anche una cosa leggera, chiaramente, perché non volevo, visto che è tutto molto leggero di cartone, non potevo utilizzare un materiale troppo pesante. Ora che ho bloccato con la colla a caldo tutti e due le mie uova con i miei stuzzichini dentro i tappi di sughero, vado ad incollarli nel mio supporto, prima ancora di attaccarli sulla tag. Quindi metto la colla a caldo sul mio tappo direttamente in questo modo, ok, e vado ad inserire così. Adesso voglio centrarlo per non sbagliare, quindi non posso farvi vedere un attimino, ok? Devo farlo io senza, vedete, in modo che vado a centrare perfettamente. Quindi questo è il primo. E ora vado a bloccare anche il secondo. Ho fatto, adesso vi faccio vedere, aspettate che stavo già incollando male. Allora, così, perfetto. Ho fatto un bastoncino più corto dell'altro in modo da non averli alla stessa altezza. Quindi direi che la procedura giusta è questa, perché così si fa più in fretta a piazzare bene gli ovetti all'interno del supporto. Adesso andiamo a mettere la nostra colla. Anzi, visto che ho la colla a caldo, posso mettere anche la colla a caldo qui così. Io gli metto anche un po' di questa, però preferisco. E vado ad incollare qui sul mio supporto in questo modo qui. Tengo ben premuto in modo che si incolli bene. Allora, guardate un po' che carine che sono. Adesso cerco di farvele vedere. È talmente grande che non si vede bene nel, ma vi assicuro che è troppo 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 carina. Ora non mi resta che finire il tutto andando a decorare. Nel frattempo si asciugherà il tutto, vado a decorare la mia taschina. Per farlo ho ritagliato semplicemente dei fiori dal kit Margherita che adesso andrò ad incollare. Lo faccio con questa colla, li metterò così in maniera sparpagliata. E poi ho fatto un fiocchetto con lo stesso nastro che ho utilizzato per tenere, per appendere la struttura, e
lo andiamo ad incollare qui. Così. Idem, voglio ancora mettere. E per completare il tutto, voglio ancora andare a mettere delle perline dentro le margherite per dare un po' di luce. Ora metto la colla così all'interno dei miei fiori, li faccio tutti. Ok, e adesso vado a utilizzare il mio attrezzo comodissimo per recuperare le perline, perché vedete che la perlina ha un buco che io non voglio che si veda, quindi se io la prendo giusta qui, questo si incolla e riesco senza nessuno sforzo a metterle in modo che non si veda, il foro della perlina. Questo è un attrezzo comodissimo per prendere paillettes, strass, qualsiasi cosa, perché ha la punta leggermente appiccicosa e quindi vi permette di pizzicare facilmente. Guardate come si fa in fretta. Infatti l'ho già detto in qualche video, da quando ho comprato questo attrezzo praticamente posso mettere paillettes e strass dappertutto. Prima ne mettevo decisamente meno perché, nonostante mi piacciono molto, evitavo perché ogni volta diventavo matta. Invece così è diventato più facile, per cui posso anche esagerare. Altre due. Ok, ho fatto un buco piccolo qui perché ho detto altrimenti poi me le perdo. Perfetto. E nello stesso modo vado ancora a mettere nelle ultime tre margheritine. Questa colla sta finendo, dovrò comprare l'altra. Ok. Quindi facciamole qua. Ho esagerato, solo che era per paura di non seminarle dappertutto. Ok. Adesso la mia decorazione è proprio finita. Ho ancora aggiunto delle lettere in legno che ho colorato bordeaux, come questo vetto, giusto per risaltare un po'. Ve lo faccio vedere da vicino come è venuto. Adesso non rende tanto l'idea perché è così in orizzontale, ma vi assicuro che messo poi in verticale attaccato è molto 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 carino. Comunque ditemi voi quello che ne pensate, aspetto i vostri commenti. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi. Se avete piacere di iscrivervi al mio canale perché non siete ancora iscritti, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E, detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!